Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntatona dal colore di prepping si darà una rapidissima infarinatura di strategie prepping, facendo casi concreti. Se non l'avete già fatto, io vi consiglio di andare a visionare il file Pianificare una strategia prepper. Questo file ne è di fatto una sua estensione, allargando il discorso in termini astratti, non sul luogo geografico, ma ponendo l'attenzione anche alla variabile del nucleo familiare in rapporto al luogo geografico. Diamo quindi per assodato che abbiate già effettuato un'analisi prepper ed abbiate già compilato una mappa dei rischi prepper. Avete anche già raggruppato i vari rischi che volete affrontare con le relative strategie prepper, per cui a grandi linee avreste tre possibili strategie che saranno comuni per diversi tipi di minacce. A. Allontanarsi temporaneamente dalla vostra abitazione, pur tuttavia restando nella sua prossimità, raggiungendo il vostro extraction point. B. Fuggire via allontanandosi in modo rilevante o definitivo dalla vostra abitazione, raggiungendo il vostro extraction point. C. Restare chiusi in casa nella vostra abitazione oppure in una sua porzione o pertinenza se ritenuta sufficientemente sicura. Le tre strategie mutano, come loro implementazione, in modo assai drastico e profondo se si introduce la variabile nucleo familiare, età, forma fisica, luogo di residenza in rapporto all'extraction point identificato. Facciamo un po' di esempi concreti. Single che vive a Messina, single che vive a Firenze in luogo a rischio inondazioni. Un single che vive a Messina mi sarà sufficiente assemblare un emergency escape kit per recarsi a piedi in un luogo rialzato, supponendo che riesca a scampare al terremoto. Quindi poi dovrebbe solo salvarsi dall'imminente maremoto. Sarebbe quindi sufficiente allontanarsi a piedi il più velocemente possibile, portandosi in spalla un leggero emergency escape kit, un piccolo zainetto da circa 10 litri. Il suo problema, infatti, sarebbe quello di sopravvivere entro le successive 24 ore, avendo con sé almeno un litro e mezzo d'acqua, un paio di scarpe con caviglia protetta, una coperta termica, una torcia elettrica. Al massimo si potrebbe pensare ad un piccolo kit medico per tagli. Suo obiettivo, quindi, il sopravvissuto, dovrebbe essere quello appunto di recarsi velocemente in collina e poi, dopo 24 ore, usufruire dei soccorsi provenienti dall'esterno. Un single che vive a Firenze, in un luogo a rischio inondazione, se vivesse ai piani alti, basterebbe invece fare scorta d'acqua potabile e cibo in scatola e dotarsi di una radio ricetrasmittente, delle torce elettriche e delle pile chimiche, attendendo i soccorsi che arriverebbero nella città, nella grande città, entro 24 ore. Essendo, diciamo, persona single in buona forma fisica, potrebbe fare a meno di corrente elettrica, gas, telefono, internet, resistendo per 24 ore in casa, usufruendo delle proprie scorte. Una coppia che vive a Messina potrebbe emulare la strategia del single che vive a Messina, avendo il vantaggio di disporre di due piccoli emergency escape kit, quindi due piccoli zaini da 10 litri, piuttosto che un solo piccolo zaino da 10 litri. In questo caso si potrebbe introdurre una tenda e, dato che appunto il peso del relativo equipaggiamento andrebbe suddiviso su due persone ragionevolmente giovani o giovani ed in buona salute, quindi sarebbe sufficiente aggiungere una tenda, a differenza del caso precedente che invece il singolo si sarebbe ragionevolmente adattare con una coperta termica.
Una coppia che vivesse a Firenze in un luogo a rischio esondazione se vivesse ai piani alti potrebbe ad esempio pensare di dotarsi di un piccolo gommone da usare dopo il termine della pioggia per lasciare l'abitazione, remando tra i detriti e fango per recarsi a casa dei propri genitori, nell'ipotesi che questi vivessero in altre città o non fossero nella stessa situazione di un allagamento plateale. Una famiglia con dei bambini che vivesse a Messina. Gli sarebbe utile un caravan, oppure una roulotte, oppure un furgone abitabile, parcheggiato in un luogo rialzato e presidiato, per evitare danneggiamenti e furti. In modo che la famiglia, di 4 persone, dovrebbe lasciare la città nel più breve tempo possibile, ipotizzando appunto che sia sopravvissuta fortunosamente al terremoto. Non occorrerebbero zainetti da portare, diciamo, in spalla, essendoci una roulotte, oppure un caravan, oppure un furgone abitabile, che li aspetterebbe in una zona rialzata, contenente appunto risorse precedentemente stoccate, avendo quindi fuso il concetto di bug out bag con il concetto di bug out vehicle. In conseguenza, la famiglia composta da 4 persone dovrebbe a piedi ragionevolmente il più rapidamente possibile allontanarsi dalla città raggiungendo il proprio extraction point. Una famiglia con dei bambini che vivesse a Firenze in un luogo a rischio esondazione se vivesse non al piano terra dovrebbe decidere se restare a casa, ad esempio usufruendo le proprie scorte alimentari ed idriche con acqua potabile, nonché essendosi dotata ad esempio di un piccolo generatore elettrico potrebbe anche disporre dell'energia elettrica per alimentare in talune ore del giorno frigorifero e televisore per alternare all'utilizzo ad esempio della radio portatile con pile chimiche in modo da tenersi informato. Entro 24 ore affluirebbero nella grande città aiuti, quindi la strategia di restare in casa sarebbe indubbiamente preferibile a quella di salire a bordo di un piccolo gommone con i remi con 4 persone a bordo per allontanarsi di casa. Questo a mio avviso, ovviamente. Un nucleo familiare molto grande, 2 nuclei familiari con almeno 2 figli e 4 anziani al seguito, per un totale di almeno, diciamo, 11 o 12 persone, se tutti vivessero a Messina e se tutti fossero riusciti a scampare illesi da un catastrofico terremoto, tutti dovrebbero lasciare quanto prima la città per riparare in zona rialzata, proteggendosi quindi dall'incombente maremoto. Biciclette, motorini e motociclette dovrebbero essere ottimi mezzi di fuga per allontanarsi con difficoltà tra le macerie, ma poi rapidamente poter accelerare appena fuori città per raggiungere il proprio extraction point, che potrebbe essere composto da un paio di caravan oppure da e/o roulotte precedentemente parcheggiate in zona sicura e presidiata per evitare saccheggi e danni. Nucleo familiare molto grande, identico a quello precedente, quindi almeno 2 nuclei familiari con 2 figli con 4 anziani al seguito, per un totale di almeno 12 o 11 persone, eccetera, se tutti vivessero a Firenze in zona a rischio d'alluvione, ma in abitazioni separate e con talune abitazioni collocate ai piani bassi, a rischio quindi di allagamento, si potrebbe immaginare che le persone, i nuclei familiari che vivessero ai piani bassi si fossero temporaneamente rifugiate nelle scale condominiali per sottrarsi all'affogamento oppure essere temporaneamente ospitati per poche ore da qualche vicino, amico o conoscente. Quindi poi si potrebbe immaginare la necessità di un gommone, per cui una volta terminata la tempesta il piccolo battello potrebbe servire a trasportare le persone senza tetto dai propri parenti
Per questo occorrerebbe distribuire ai nuclei familiari delle radio ricetrasmittenti, che è logico immaginare che elettricità e reti telefoniche fisse e mobili andrebbero in collasso. Quindi, come si vede dai vari casi, incominciando a introdurre praticamente la variabile nucleo familiare in rapporto al luogo geografico, la declinazione delle varie soluzioni e delle varie strategie può appunto trovare una diversa declinazione e un diverso approccio. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.